nel cielo, più in alto sempre volerà. Bentornati sul mio canale, questo è l'ultimo episodio di questa stagione fantastica con la Lazio. In questo episodio giocheremo la finale di Europa League contro il CSKA, dopodiché il 5 giugno giocheremo la finale di Team Cup contro la Juventus di Max Allegri. Andiamo subito quindi a fare gli allenamenti e andiamo a vedere se qualche giovane si meriterà il posto in finale prendendo una A. Nessuno prende A, quindi la formazione per la finale di Europa League la faccio io. Giochiamo con Guerrieri. Due parole per Guerrieri, il nostro portiere dalla prima giornata della fase a gironi di Europa League. Ci porta fino in finale, a soli 20 anni si giocherà una prestigiosissima finale di Europa League contro il CSKA di Mosca. A destra Abate, centrali Hoedt e De Vrij, a sinistra De Sciglio, tornato all'infortunio poche ore fa. Centrocampo Parolo, Biglia e Sturaro, in attacco Candreva, Klose e Keita Baldé. Buonasera a tutti, piove a dirotto sull'Etihad Stadium, questa è la finale di Europa League, CSKA di Mosca e Lazio si affronteranno in questa partita. Questa è la coppa dell'Europa League, non è la coppa dalle grandi orecchie, ma comunque una coppa prestigiosa. La Lazio che ha vinto contro il Liverpool nei sedicesimi, poi il Wolfsburg, poi contro il Besiktas e in semifinale ha battuto la squadra del Cholo Simeone per 3-2. Questi sono i giocatori da seguire: Emerecco per il CSKA e ovviamente il nostro Antonio Candreva, che ha detto addio alla Lazio, nella prossima stagione si trasferirà sicuramente all'Inter. E quindi niente, si salutano i giocatori in campo, il primo pallone lo giochiamo noi. Klose per Sturaro, allarga tutto per Keita, Keita può andare, Keita prova ad entrare, è entrato Keita, è passato Keita, col destro, fa secco a Kinfeyev e la Lazio passa in vantaggio con un grandissimo gol di Keita Baldé. Attenzione al destro, Guerrieri. Candreva allarga tutto per Abate, Abate può salire, Abate un altro passo rispetto ai suoi avversari. Abate prova a sfruttarla questa velocità, la mette sul secondo palo, svetta più in alto di tutti il difensore del CSKA di Mosca, poi Klose, detto per De Sciglio. De Sciglio, che parata di Akinfeyev, e poi forse anche il palo a dire di no a Mattia De Sciglio, rivediamolo, prima Akinfeyev e poi il palo. Brutto il pallone perso dalla Lazio, Musa in area di rigore, Musa sul fondo. Per fortuna di Guerrieri e della Lazio, Musa ha sbagliato, che si appoggia a Keita Baldé. Keita Baldé vuole 1-2, vediamo se lo trova. Splendido Keita Baldé, prova ad andare, è velocissimo Keita, la mette dentro per Klose, anticipato da Berezuski. Corner a favore della Lazio, Keita prova ad andare, è passato Keita, ha un altro passo, la mette dentro, bassa e tesa. Fernandez lo chiude ancora in calcio d'angolo, ennesimo corner, ennesima azione ravvicinata per la Lazio. Keita prova il destro a Kinfeyev, colleziona corner la Lazio, questa volta Keita va all'interno, anzi no, riesce molto bene, Keita la mette fuori per Hoedt, a Kinfeyev ancora una volta. 4 minuti di recupero e la Lazio è totalmente in attacco in questo frangente. Attenzione a Keita, prova ad andare lui, la mette fuori per De Vrij, De Vrij per Sturaro, Sturaro allarga tutto per Parolo che sta per entrare, poi Klose forse messo giù, non c'è fallo secondo l'arbitro, ancora Klose, Klose la mette bassa e tesa, il pallone che passa e poi ancora calcio d'angolo, incredibile. Ancora un corner, Keita fa sempre la stessa cosa, Keita questa volta la mette fuori per Biglia che ha un gran testo e lo prova! E finalmente dopo l'ennesimo calcio d'angolo Lucas Biglia porta la Lazio in paradiso, sempre lui il nostro capitano Lucas Biglia. Parolo allarga tutto per Candreva, ora ci sono le praterie per i giocatori della Lazio, Candreva la mette dentro col tacco e poi Parolo prova un destro a botta sicura, pallone messo in calcio d'angolo, ancora un corner per la Lazio, Keita, Keita ormai lo sa, si butta sempre dentro Keita, col destro ancora
Wernabold in calcio d'angolo. Questa volta Candreva la batte direttamente dentro col colpo di testa di Parolo. E grande parata di Hakim Feyeb. Pallone messo dentro Parolo. Poi il capitano che perde palla al limite dell'area. No, calcio di rigore. Calcio di rigore per un fallo di mano clamoroso di De Vrij. Naccio contro Guerrieri. Parte Naccio, spiazzato Guerrieri. Che sfortuna, palla che termina sul palo e poi sul culo di Guerrieri. E quindi il CSK di Mosca all'88esimo accorcia le distanze e può anche sperare in un pareggio miracoloso alla fine. Noi seguiremo insieme questi ultimi minuti. C'è Parolo, Parolo torna sul destro, non lo prova, pallone dentro per Keita e recupera palla Berezuski. Ancora il CSK di Mosca, attenzione, forse una delle ultime azioni, pallone messo sull'altro lato, arriva e svetta un giocatore della Lazio, non so chi è, poi il pallone dentro per Keita. Hakim Feyeb esce fino al limite della sua area di rigore e prova a mettere in avanti il pallone per Golovin sul fondo. E finisce qui la gara, la Lazio è campione d'Europa 2016-2017, vince questa finale di Europa League contro il CSKA di Mosca. È un trofeo importantissimo per la Lazio che mancava in bacheca. Si abbracciano i giocatori della Lazio, sono contentissimi, così come ovviamente i giocatori che erano in panchina. Ora formano un gruppetto a centrocampo, si balla, si grida, si salta. È partita la premiazione e tutti quanti aspettano Lucas Biglia. Eccolo qui, ennesimo trofeo alzato in cielo. Questa volta alza la Coppa UEFA, o meglio detta chiamata come Europa League, il nostro Lucas Biglia. E questi sono i 35.000 tifosi arrivati da Roma, direttamente da Roma, che sono venuti qui in Inghilterra a festeggiare tutti quanti insieme. Giro di campo con la Coppa, Candreva non ci crede, il suo primo trofeo da quando veste in maglia bianco-celeste, primo trofeo europeo ovviamente perché ha vinto ancora anche il campionato quest'anno, però è il primo trofeo importante. Anche fuochi d'artificio sull'Etihad Stadium, quindi la Lazio è ufficialmente campione dell'Europa League. Andiamo a fare gli allenamenti prima della gara della finale di Coppa Italia, giustamente contro la Juventus. Nessuno prende una A e quindi la formazione la faccio io. Conferenza stampa della finale di Team Cup e andiamo a motivare i nostri giocatori. Sono tornati tutti i giocatori infortunati a disposizione di mister Simone Inzaghi, e che schiera questa formazione. Schiera Marchetti, Abate, Hoedet, De Vrij, De Sciglio, Biglia davanti alla difesa, al suo fianco Sturaro e Parolo, a destra in alto Candreva, come prima punta Miro Klose che farà da capitano in questa finale di Team Cup, e a sinistra è tornato lui, Felipe Anderson. Buonasera a tutti, questo è lo Stadio Olimpico di Roma dove Juventus e Lazio si affronteranno per questa finale di Team Cup. Questa è la Coppa e la Lazio, dopo aver vinto il campionato, l'Europa League, vuole completare il triplete vincendo la Team Cup. Abbiamo visto il tabellone di questa Team Cup, inquadrati i giocatori della Juventus, inquadrato Chiellini, Rubinho, Alaba, inquadrato anche Stefano Sturaro che è un ex di questa partita. Molta concentrazione nel suo volto, siamo tutti pronti, possiamo cominciare. E la mette per Parolo che a sua volta allarga tutto per Candreva. Il pallone rimane lì, Candreva col sinistro, la chiude troppo Candreva. Sturaro, dentro il pallone per Parolo, Parolo è passato, ancora Sturaro, dentro per Felipe Anderson che fa 1-0 al 20esimo appena scoccato. Felipe Anderson al ritorno dall'infortunio, subito è decisivo. Pereira, attenzione, Dybala è rimasto a terra, si alza adesso, però ferma tutto Parolo, pallone ancora per Dybala,
1-1. Era rimasto a terra Dybala, poi con un guizzo si è rialzato. Ha preso questa palla e l'ha infilata alle spalle di Marchetti. Al 45esimo c'è il pareggio della Juve. E prova ad entrare, Abate è passato, Abate la mette bassa e tesa, il pallone si alza, Klose a botta sicura di testa, Rubinho compie un miracolo. Forse un'ultima azione per la Lazio con proprio l'ex Stefano Sturaro, poi Felipe Anderson allarga tutto per De Sciglio. Non c'è più tempo, si andrà ai tempi supplementari. Felipe Anderson può andare. È instancabile Felipe Anderson che sta per entrare in rigore, lo fa saltando anche Clindini. Felipe Anderson centrale, il suo destro facile per Rubinho. Attenzione a Zaza, Zaza è passato, pallone fuori per Alaba, Marchetti in qualche modo e poi il pallone che termina sul fondo. 113esimo, occasionissima per la Juventus. Per il pallone dentro per Felipe Anderson che salta come al solito Chiellini, lo vuole mettere giù Felipe Anderson, questa volta la mette a disposizione per Sturaro, il gol dell'ex, esulta come un folle Sturaro. Al 115esimo la Lazio passa in vantaggio per 2-1 contro la Juventus. Finisce qui la partita, la Lazio vince anche la Coppa Italia e quindi conquista come seconda squadra di questa Serie A il triplete. C'era riuscita soltanto l'Inter, se non sbaglio, nel 2005. Si disperano i giocatori della Juventus che non riescono a conquistare la loro 12ª Coppa Italia della storia, perché la alza la Lazio. Tutto pronto per la premiazione. Salgono tutti i giocatori della Lazio. Per ultimo salirà Miro Klose. Lucas Biglia ci ha consegnato la fascia da capitano ed è proprio lui che quest'oggi alzerà la coppa, che gli viene consegnata proprio adesso, e la alza in cielo il nostro capitano. La Lazio vince anche la Coppa Italia e conquista il triplete dopo lo scudetto, dopo l'Europa League, anche la Coppa Italia, e la alza proprio nel suo stadio. Ricordiamo prima di terminare questa stagione che noi avevamo dei premi. Abbiamo dei premi come la classifica assist vinta, 5 milioni. Andiamo a vedere la classifica assist, l'ha vinta Mario Mandzukic. Poi abbiamo la classifica marcatori, altri 5 milioni. E in questa classifica ci rientriamo perché Antonio Candreva con 20 gol è stato il nostro miglior marcatore, è stato il miglior marcatore della Serie A, quindi ci prendiamo 5 milioni di euro in più dal budget della prossima stagione. Poi avevamo anche 3 milioni di euro per la classifica reti inviolate e Federico Marchetti ha tenuto la porta inviolata per ben 19 partite in totale in questa Serie A. Quindi altri 3 milioni che sommati ai 5 di prima fanno 8 milioni. Avevamo altri premi come il miglior attacco e la miglior difesa, 2 milioni per ognuno di questi obiettivi raggiunti. Il miglior attacco, andiamo a vedere, se non sbaglio, è proprio la Lazio con 70 gol fatti. Al secondo posto c'è con 67 la Juventus, quindi altri 2 milioni. Poi come miglior difesa la Lazio ha subito 26 gol. E se non sbaglio è la miglior difesa del campionato, a meno 1 c'è la Roma, cioè a più 1 c'è la Roma che ne ha subiti 27. Quindi 5 milioni di euro per la classifica marcatori vinta più 3 milioni di euro per la classifica reti inviolate vinta, e sono 8, più 2 milioni di euro per il miglior attacco e più 2 milioni di euro per la miglior difesa, fanno 12 milioni di euro da aggiungere ovviamente al budget che ci eravamo prefissati della prima stagione, che era di 15 milioni di euro. Quindi il nostro budget totale è di 27 milioni di euro per la prossima stagione. Siamo già nella prossima stagione, ci siamo già proiettati nel nuovo episodio che vedremo tra qualche giorno. Andiamo a dare un'occhiata all'ufficio, andiamo a vedere le informazioni sul mercato, quindi ci dice che praticamente il mercato è aperto. Obiettivo della Coppa Nazionale, e hanno deciso di vincere la Coppa Italia. Come obiettivo del campionato sarà ovviamente vincerlo per un'altra volta, per il secondo anno consecutivo. La nostra dirigenza quindi ci dice che possiamo farcela,
e possiamo farcela assolutamente con questi giocatori che però, come ben sappiamo, alcuni lasceranno proprio la nostra squadra. Andiamo a vedere, ricordiamo che noi possiamo tenere soltanto 5 over 30 in squadra, quindi andiamo a vedere i nostri over 30, che se non sbaglio sono proprio 5, sono Klose, Marchetti, Basta, Gonzales, Parolo e Biglia, che ha soltanto 30 anni, quindi ancora rimane negli under 30. E poi dobbiamo avere 6 under 21 in squadra, e 6 under 21 li abbiamo tranquillamente. Poi dobbiamo avere in rosa almeno 10 italiani. Andiamo a vedere. Noi abbiamo Marchetti, poi abbiamo Parolo, Candreva, Abate, Tonelli, De Sciglio, poi abbiamo Stefano Sturaro. Andiamo a vedere Cataldi, e sono 8. Pollas, se non sbaglio, italiano. Andiamo a vedere. Sì, Nazione Italia. Poi abbiamo Filippini, che è italiano. Proprio così. Poi abbiamo Crecco, che comunque è italiano. Sì. Poi abbiamo Guerrieri, quindi abbiamo oltre. Abbiamo Mandragora anche. Abbiamo Murgia. Abbiamo oltre 10 italiani. Ovviamente, secondo me Candreva dovrebbe partire per rendere le cose reali, come è successo proprio in quest'anno reale con la Lazio. Quindi mettiamo a lista trasferimenti Antonio Candreva, così come metteremo in lista trasferimenti il nostro difensore centrale De Vrij. Possiamo fare tantissimi soldi con questi difensori, con questi giocatori, scusate. E ovviamente De Vrij ha una forma pessima. Possiamo anche mettere sulla lista di trasferimenti Marchetti, anche perché ha un contratto in scadenza fra 12 mesi. Per quanto riguarda i giocatori, i due under 18 che devo acquistare ogni stagione, ho messo questi nomi nella lista dei preferiti. Abbiamo Dominic Solanke, Assané Duisse dell'Empoli, poi abbiamo Fosu Mensah del Manchester United, poi abbiamo Giulio Parodi della Juventus, Gianluigi Donnarumma, 17enne, portiere del Milan. Ovviamente io, come quattro giocatori nel vivaio, in rosa ho Nazzi, Cataldi, Keita, Guerrieri, quindi supero anche i 4, perché c'è anche Murgia, quindi supero abbondantemente i 4 giocatori del vivaio, che sicuramente qualcuno abbandonerà la squadra, credo uno tra Nazzi e Cataldi forse abbandonerà proprio la Lazio in questa stagione. Staremo a vedere. Io posso dire che per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo tra qualche giorno per iniziare ufficialmente la nostra stagione e la nostra campagna acquisti. Don't call me white, don't call me black. I'm